Allora, questo, insomma, quello che ci raccontava Mariangela Pira Corrao è solamente una, insomma, degli elementi, dei fattori che ci raccontano di come la nostra economia sia in sofferenza e le previsioni sono drammatiche. Vogliamo partire da qui? Purtroppo sì, abbiamo letto le previsioni sono peggiori per il nostro, sono negative per tutto il mondo, perché ovviamente la pandemia è globale, ma sono più negative per il nostro paese rispetto ad altri, e questo dovrebbe farci pensare su in che modo il nostro paese partecipa all'economia dell'Unione Europea, alle regole che ci si è dati, e cosa non funziona, perché ovviamente se la ripartenza prevede comunque effetti più positivi in paesi che fanno parte della nostra stessa Unione rispetto a noi, vuol dire che qualcosa nelle regole non funziona e che il nostro atteggiamento dovrà cambiare, qualcosa non va se noi abbiamo una previsione di meno 9% rispetto e altri paesi ce l'hanno, hanno comunque una previsione di impatto inferiore. Intanto a noi chiaramente servono soldi, il 23 c'è Consiglio Europeo, sul MES la vostra posizione è ben chiara, lei l'altro giorno ha detto il MES non va riformato, va smantellato. Ma se dovesse essere questa però l'indicazione che arriva e comunque la posizione dell'Europa, cioè della Germania, insomma di tutti quei paesi capitanati dalla Germania che in qualche modo resistono ad altre soluzioni, che si fa? Beh, questa del meccanismo europeo di stabilità, del fondo salva stati, penso che sia un esemplificativo di come funzionano le cose in Unione Europea. Questo è uno strumento antiquato che è stato previsto più di 10 anni fa, che è stato utilizzato in alcuni casi con effetti molto negativi come quello della Grecia, e io ricordo che noi come parlamentari andammo ad Atene per cercare di sostenere quella che era la posizione contraria nei confronti del MES già allora, quindi figuratevi se adesso pensiamo di applicarlo, di appunto attivarlo all'interno del nostro Stato. Le condizioni che prevede, quindi l'inserimento di fattori esterni nelle scelte politiche di uno Stato che è sovrano, ha effetti estremamente negativi, e il rischio concreto che si ha è che andiamo a svendere quel poco che ci rimane appunto di nostra proprietà. Quindi in una situazione del genere, ed è quello che sta cercando di fare il Presidente Conte, che ovviamente ha tutto il sostegno in questa situazione, bisognerebbe trovare gli strumenti nuovi. Il problema è che sugli strumenti nuovi c'è una discussione, tipo il recovery fund o qualsiasi strumento di debito condiviso futuro, quindi con un atteggiamento di unione, mentre rispetto a strumenti vecchi che hanno già dimostrato che non funzionano, come il fondo salva stati, quindi come il MES, c'è da parte di un raggruppamento di stati membri dell'Unione Europea ancora un atteggiamento di quelli che lo vogliono utilizzare, di quelli che dicono questo è lo strumento che abbiamo, usiamo questo. Questa cosa qui non va bene. Se vogliamo pensare ad un'Europa che continui ad essere unita, che cresca e che migliora, c'è bisogno oggi di fare delle cose da Europa unita. Io non potrei mai immaginare una confederazione in cui tra stati si faccia il gioco a fregare l'altro. Perché questo è quello che sta succedendo, anche sulla ripartenza io ho la sensazione che ci siano degli stati che vogliano accelerare per cercare di andare a prendere quote di mercato allo stato membro vicino, approfittare della crisi con un atteggiamento da sciacalli. Ecco, ma non sarebbe votabile neanche, onorevole, un MES diciamo rivisto e corretto con una restituzione, insomma si dibatte in questi giorni a 40 anni con un tasso di interesse più vicino allo 0 che allo 0,5. Però su questo noi dobbiamo essere chiari, il meccanismo europeo di stabilità è un trattato internazionale, non esiste una rivisitazione sulla parola o sull'accordo dell'Eurogruppo, o si riforma il trattato e quindi si cambia il suo funzionamento e si prevede che non ci saranno mai degli interventi macroeconomici, quelle famose condizionalità di cui ci si lamenta, oppure stiamo parlando di bellissimi giochi di parole che poi però possono consegnare alle future generazioni, magari non oggi ma tra qualche anno, quegli effetti devastanti di cui noi stiamo parlando. Purtroppo chi ha negoziato il meccanismo europeo di stabilità, quindi il governo Berlusconi, il governo Berlusconi 4, lo ha inserito e lo ha appunto instradato all'interno del nostro ordinamento, lo ha fatto con poca attenzione. Oggi capiamo che è uno strumento in vigore e che non è facile smantellarlo, perché io ripeto, la posizione del Movimento 5 Stelle non è quella di levare condizionalità, è quella proprio di eliminarlo questo strumento e pensarne ad alcuni nuovi, diversi, e che facciano sì che l'Unione si comporti da Unione. Purtroppo non è facile, questo lo capisco, e qui
quindi quello che sta cercando di fare il presidente Conte è cercare di superarlo nei fatti con strumenti nuovi. Non è una cosa semplice, però le condizionalità rinviate o che sulla parola o sull'accordo non verranno applicate nei prossimi 10 anni, 20 anni o quel che siano, io non mi fiderei, non mi fiderei. Allora, aspettiamo intanto il 23, giorno del Consiglio europeo. Ho solamente un minuto, onorevole. Sappiamo, insomma, so che lei è cresciuto tra Alcamo e Palermo. Mi dà, in un minuto, la prego, la fotografia della Sicilia in questo momento di emergenza. Beh, la Sicilia è ovviamente è stata, per fortuna, colpita meno rispetto ad altre regioni, però è una regione che era già in sofferenza di suo, e che ovviamente la chiusura delle attività impatta in maniera molto forte su quello che è il tessuto sociale. Noi abbiamo bisogno, nella ripartenza e nel far ripartire tutta l'Italia, anche di rivedere un po' la distribuzione delle risorse e le attività in tutta Italia. Ci sono regioni che già con lo stato di crisi lo vivono in maniera perenne, la Sicilia è una di queste, e noi dobbiamo cercare di far tesoro di questo lockdown, di questo momento di crisi totale, per cercare di ripartire con maggiore forza anche rispetto alla fase antecedente al virus. Per fortuna, ripeto, rispetto ad alcune regioni come la Lombardia, i numeri non sono esplosi, e speriamo che il buon atteggiamento da parte dei cittadini faccia sì che questi numeri appunto non crescano, non esplodano come è successo altrove. Onorevole Corrao, allora grazie per essere stato con noi, ci ritroviamo nei prossimi giorni, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata.